Questa è una ricetta saldacina, eh? Costa 3 euro, ma forse anche meno, e io vi giuro, io ve lo giuro, ma ve lo giuro, che se la mettete in mezzo al tavolo dovete tirar via le mani. I miei figli litigano, sapete cosa vuol dire che litigano? Col pane, ah, rubano i fagioli uno con l'altro. Non guardate troppo l'estetica di questo video perché è un po' a bestia, eh? Padella, bella grande e spaziosa, fuoco medio. Cipolla, io sto facendo per 4 persone, ma la quantità decidetela voi. Cipolla potete anche non metterla, oppure metterne di più, io ne metto una. Tagliate giù, non troppo finemente, questa è una ricetta molto rustica, perciò tagliate giù rustico, giù, a pezzettoni. Se siete fighetti che non vi piace la cipolla grossa che si vede, bla bla bla, no, ma non fatela neanche, cambiate canale, andate da un'altra parte. Olio d'oliva, non mettete il burro perché veramente vi querelo. Al limite se volete metterci del lardo, della pancetta, va benissimo. Ci metto anche una carota, niente sedano, solo una carota perché addolcisce, facoltativo, se volete la mettete, se non la volete non ce la mettete. Tagliate finemente. Aglio, 2 spicchi di aglio, mettetecelo l'aglio perché ci sta proprio bene, ci vuole in questa ricetta. Zenzero, facoltativo, io ce lo metto dappertutto perché fa bene, antinfiammatorio, fa bene alla prostata, fa bene a un mucchio di robe. Quindi vedete voi, se volete lo mettete, se non lo volete non ce lo mettete. Peperoncino, questo non fa bene a niente, ma non è che posso morire sano. Pennate un rametto di rosmarino fresco e lo tritiamo perché ci sta benissimo dentro lì. Tritato fine, così dopo non si sentirà in bocca. Il rosmarino, gli oli essenziali del rosmarino, fanno benissimo all'articolazione, alla circolazione e all'arrosto. Dentro, rosolare bene. Fagioli borlotti, 2 scatole per 4 persone, anche 3 ci potevano stare. A dire la verità volevo fare i cannellini, però ho aperto l'armadio e non ho finito i cannellini, faccio i borlotti che comunque sono buonissimi, ottimi, eccezionali. Vanno lavati, sciacquati. Chi voleva mettere dentro della salsiccia lo doveva fare insieme alle carote, così adesso era rosolata, ma io non lo faccio perché non mi va. Fagioli dentro sciacquati, per bene. Polpa di pomodoro a dadini oppure i pelati schiacciati, una scatoletta da 400 grammi e risciacquo. Stessa scatoletta piena di acqua, così la sciacquiamo e siamo già giusti anche come acqua nella pentola. Un po' di sale. Poi naturalmente senza esagerare, poi lo assaggiamo ancora, un po' di pepe e portiamo ad ebollizione. Deve cuocere circa 25-30 minuti da quando comincia a bollire. Pentolino d'acciaio, una tazzina a testa di riso, questo è riso lungo, è riso da battaglia che compro in offerta all'Esselunga, mi piace anche a zampa, uno a testa, va bene anche il riso basmati. E 4 persone, 4 tazzine. Coprire di acqua, calda, fredda è lo stesso, ma fredda è meglio. Coprire il riso, dovete arrivare, vedete dove finisce il riso? Andare un centimetro sopra, sono basso, ce ne va ancora un pochino. Un centimetro sopra il livello di riso. Non c'è bisogno di lavare il riso in questo caso, Anche il basmati va benissimo così com'è. Se poi siete masochisti, volete lavarlo, va bene. Un centimetro. Alloro, Gabriele, io non ce l'ho quel riso lì, va bene il riso del risotto? Va bene, però i centimetri di acqua sopra il livello del riso devono essere 2. Un po' di olio, un po' di sale. Ma Gabriele, io ho visto che lo lavano sempre il riso. Sì, se dovete fare un basmati da manuale, perfetto, ok. Ma qui abbiamo detto che dobbiamo fare una roba salvacena, veloce. I fagioli hanno iniziato a bollire. Adesso io abbasso un pochino la fiamma, gli do una fiamma. Qui fiamme non ce n'è, la corrente che costa, una giratina e la lasciamo bollire mezz'oretta perché hanno iniziato a bollire adesso. Il riso, stesso discorso, quando inizia a bollire, giratina, si abbassa la fiamma, però proprio al minimo, 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 minimo e gli mettiamo il coperchio. Vedete che siamo ancora quasi un centimetro sopra il livello, sta iniziando a bollire, adesso io lo abbasso proprio al minimo, che più minimo non si può, coperchio e non lo tocco più per 10-11 minuti. Olè. Mi raccomando, questa cosa qui del riso non è un riso pilaf, è un'altra cosa che si chiama cottura per assorbimento e si può fare con qualsiasi tipo di riso
tranne che il riso, quello del il parboiled, quello delle insalate di riso, perché non ha amido. Ed è una cottura molto buona, molto saporita. Imparate a farla, vedrete che vi troverete bene. E si sporca solo una pentola, in fretta. I fagioli invece niente coperchio, perché anzi devono bollire bene, perché deve evaporare un po', che si devono asciugare e fare una bella salsina. Abbinamento nei fagioli, io vi ho fatto vedere la ricetta base, però nel soffritto dei fagioli insieme allo zenzero, la cipolla, la carota eccetera, ci potete mettere due punti a capo: salsiccia, dicevamo, pezzettini di pancetta, peperoni che si arrostiscono, sedano, tofu dei vegani, bocconcini di pollo, costine se sono piccoline, magari disossate. Ecco, cose così. Quindi fate una ricetta più ricca, scegliete voi. Io la preferisco, io, i miei figli la preferiscono liscia. Bruschettando, tralala. Queste adesso vanno in forno, un po' di sale. Guardiamo un po' il riso come va. Allora, ha bevuto un po' di acqua. Vedete che sopra è bianco, 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 vuol dire che è ancora crudo. Bisogna vedere se c'è dentro ancora acqua. Fate così, guardate, se l'è ciucciata tutta, ma non mischiate, se no spaccate tutto. Se l'è ciucciata tutta, però se voi assaggiate un chicchietto, io lo vedo, comunque lo assaggiate, vedrete che è ancora un pochino al dente. Cosa si fa in questo caso disperato? Ci metto ancora un po' di acqua, ma poca, non tanta come prima, proprio gliene metto un centimetro sotto, giusto nel fondo, coperchio, e il vapore farà il suo lavoro. I fagioli sono qua che cuociono, io ogni tanto li devo mischiare, perché padellone così grande, fornello di questi qua elettrici, insomma, me li cuoce solo in mezzo, allora gli do una girata, una sbadilata ogni tanto, un po' si sono già asciugati, stanno prendendo un bel colore, lasciamoli cuocere in pace. Cioè, i fagioli sono già cotti perché erano quelli in scatola, però un po' si devono disfare e deve cuocere il pomodoro, la cipolla per bene, e quindi insomma, come vi dicevo prima, che 25 minuti, la bruschetta, no, pensavo aver bruciato la bruschetta, quindi ci vuole qualche minuto. Trallallero, trallallà. Vediamo il riso, sono passati circa 12 minuti, che poi è il suo tempo di cottura, controllo ancora sotto, c'è ancora un pochino di umidità, però vedete che è cotto, quindi lo lascio andare ancora un minuto proprio contato, senza coperchio, così si asciuga bene. Vedete i chicchi che sono opachi? Questi sono cotti al dente perfetti, però se io faccio così, là dentro c'è un pochino di acqua appena appena, poca poca, quindi non lo giro perché sennò li rompo tutti, lo lasciamo qui senza coperchio un minuto e lui si asciuga. È cotto, prima di mischiarlo, di fargli niente, non toccatelo, lasciatelo da parte per i 3-4 minuti lì, appena si raffredda appena appena un po', poi lo giriamo. Nel frattempo si sono asciugati e sono cotti anche i nostri profumatissimi fagioli, e gli metto un pochino di prezzemolo fresco appena tritato, a piacere, se vi piace. Guardate il colore fresco che c'ha ancora questa salsa di pomodoro, il colore delle carote, il prezzemolo fresco, qui ci stavano bene anche quattro belle polpette, la densità è perfetta. Mischio un pochino il prezzemolo, guardate che roba, mamma che roba. Allora, è tutto pronto ragazzi, io ho una fame bestia, non so davvero da che parte iniziare. Via l'alloro, questo qua no buono. Il riso si può girare adesso, lo girate tranquillamente, ecco qua, esce l'ultimo vapore, bello sgranato, e questo qui lo mettete in mezzo al tavolo, e così i cinesi abbiamo accontentati. Non mi interessa qua mi interessa, assaggio a bestia, questo scotta. Cotto. Buonissimo, ma soprattutto signori, io sono commosso, perché davanti a una cosa, vedete la forma? la forma e la sostanza. Ciao a tutti. Ma Gabriele, mica tutti mangiano a bestia come te, nella padella, nel piatto. Facci vedere come si fa il piatto di questa roba qui. È molto facile, mettete il riso nel piatto, che poi fa da contorno, fa da pane. Poi ci mettete i fagioli, io sarei più per fagioli, o ce li mettete proprio sopra addirittura se volete. Poi prendete la bruschetta, guarda, voglio fare un peccato, questo è un peccato da confessionare, proprio. Qui ci facciamo le orecchie e voilà.